Io rifarei, anzi rifarò, se gli italiani mi rimanderanno al governo, quello che ho fatto, sperando di non essere condannato o arrestato, perché la pena prevista per me in caso di condanna sono 15 anni di carcere. No, perdone, vai di là. Posso chiedere, tu vuoi... No, a posto, vai di là. Non posso chiederti niente? Ehi, vai. No, 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 calma, 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 calma. No, no, non c'è bisogno. Come back to another video wherever you are. Special greetings to you, and don't forget, if today is your first time, please do me a favor by subscribing to the channel. Also, don't forget to hit on the notification bell whenever we drop video. You can also get it and watch on this channel. We give you information and update about migrants and also the latest updates around the globe. You subscribe to this channel because you need important and useful update, and as official cracker, it is my duty and responsibility to give you all the necessary and the useful update that you need. That is why I have come to your way once again with another video. But in today's video, we are going to be talking about how Matteo Salvini is complaining over the arrivals of African migrants to Italy, and also how immigrants are suffering to enter France bypassing Ventimiglia, that is the border between Italy and France. So guys, without wasting my time, let's do this thing together. Yeah guys, as I said before, there is no day that Matteo Salvini will not come out and say something bad about immigrants. The day that Matteo Salvini will not talk about immigrants, the next day Italy government will call all immigrants to give them document. He had an interview together with one sindaco from Lampedusa, that is Totò Martello, and Matteo Salvini was telling Italians that Luciana Lamorgese has allowed a lot of immigrants to enter the country even during this COVID-19 or this coro issue. They first asked the sindaco of the Lampedusa, who is Totò Martello, about how migrants are being arriving in the Lampedusa over there. This man said everything is okay, everything is tranquilo. And you know, if Italian man say tranquilo, that means everything is okay there, because if you are migrant and you arrive now, there is hotspot that they will put you. That is a big ship where they will put you inside to do you quarantine, to make sure that you have passing through all the protocols that is needed for this COVID-19 before they will even transfer you to any camp that they want to take you to. But when Matteo Salvini came inside, Matteo Salvini was saying another different thing about Luciana Lamorgese. You know, these days, Luciana Lamorgese is rescuing a lot of immigrants, not like the way Matteo Salvini was doing when he was in power. But Matteo Salvini is continuing to tell Italians that if they vote for him, or if they allow him to come to government again as interior minister, he is going to do what he did as when he was interior minister, the way he blocked that people were not supposed to enter the country. You know, for Luciana Lamorgese, when she came to power, she has rescued like 34,000 immigrants, which is like 8 times Matteo Salvini. If we want to compare to Matteo Salvini, on Luciana Lamorgese has rescued 8 times more than what Matteo Salvini rescued. So this is what always Matteo Salvini used to say, that he is the best interior minister ever. He said when during his time there was not even this COVID-19, but he was able to manage the immigration system in the country. But Luciana Lamorgese is just sleeping. They just gave the interior minister to Luciana Lamorgese, and she don't know how to work. And then he also continued to say that these migrants that are arriving nowadays are planned work from Tunisia. The Tunisia government planned these immigrants to push them to Italy just to disturb the peace of Italians. They are saying some policiers don't even have green pass, but immigrants are allowed to come to the country. They are saying now the COVID-19 vaccine, they are going to introduce another third vaccine. And Matteo Salvini is saying all these things are happening. Italy government is not fighting for the citizen, but always fighting for immigrants in the country. So guys, this is what Matteo Salvini is saying. Let's watch the conversation. When we are back, we will give you the rest of the update. So stay tuned. Siamo il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno.
Lia Quartapelle del PD, la responsabile Europa e Affari Internazionali della segreteria del PD. Buongiorno, grazie per essere Buongiorno con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, parto subito da Totò Martello, che naturalmente, essendo il sindaco di Lampedusa, ormai da anni ha il polso della situazione. Intanto, com'è la situazione nell'hotspot di Lampedusa, che sappiamo essere da settimane ormai pieno? Ma la situazione all'interno dell'hotspot è tranquilla, nel senso che stamattina arriveranno le navi quarantene e il centro sarà quasi svuotato. E quindi diciamo una situazione normale, ma è stato sempre così dal momento in cui è stato stabilito di mettere in sicurezza da un lato i migranti e dall'altro lato la popolazione. Nel senso che la gente che arriva va al Molo Favaloro, viene trasferita all'interno del centro, gli viene fatto il tampone e il riconoscimento con la polizia e poi immediatamente sia i positivi che i negativi vengono trasferiti sulle navi quarantene. La fermo un attimo, sindaco, perché proprio sulle sue parole voglio andare e ricollegarmi subito con Salvini, che è tornato... collegato con noi, eccoci, ben ritrovato di nuovo. Eravamo in collegamento con il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che ci stava raccontando un po' la situazione nell'hotspot, dicendoci appunto che i flussi migratori, migranti, stanno continuando ad arrivare a ritmi serrati nelle ultime settimane e un po' come si stava gestendo la situazione. Certo è, bisognerebbe, se la regia ci manda in onda un cartello, partire da un dato: oltre 34.000 sbarchi nel corso di quest'anno. Parliamo di numeri enormi, Salvini. Ma parliamo di numeri soprattutto in tempi di Covid impensabili. Ecco, il cartello l'ha fatto Canale 5, non l'ho fatto io, però senza essere un genio e senza il Covid, 4.000 sbarchi durante il mio anno di ministero, siamo a 34.000, vuol dire 8 volte in più. C'è qualcosa che non funziona nei sistemi di controllo, soprattutto in un momento in cui si parla di terza dose di vaccino, perché oggi i giornali parlano della necessità probabilmente di una terza dose, c'è il Green Pass, per, ripeto, se uno ha una bimba di 13 anni e vuole andare a Gardaland deve fare il Green Pass, c'è il problema dei poliziotti. Io sto ricevendo segnalazioni dai commissariati di mezza Italia, i poliziotti che ancora non sono vaccinati non possono andare in mensa, quindi salvano le nostre vite e poi devono stare in piedi a 40 gradi a mangiare un panino. Ecco, se si chiedono sacrifici di questo genere agli italiani non si possono accettare scene come queste, non solo a Lampedusa, a Ventimiglia, sul confine con la Francia, a Trieste, sul confine con la Slovenia, stanno arrivando in barcavela in Calabria, in Salento, coi barchini in Sardegna, quindi occorre intervenire lavorando coi paesi nordafricani, chiamando gli altri paesi europei, stanno sbarcando navi norvegesi, francesi, tedesche, spagnole. E buon Dio, cosa ci vuole a chiamare i colleghi europei dicendo la nave è francese? Fatevi carico voi di questa situazione, anche perché ogni sbarco porta circa 5.000 dollari nelle tasche degli scafisti, che con quei soldi comprano armi e droga. Quindi noi stiamo sostanzialmente finanziando il traffico internazionale di armi e droga, perché non sono naufraghi, questi sono viaggi scientificamente organizzati, soprattutto dalla Tunisia, dove c'è un problema. Quindi intervenire si può, sì che si può, su rave party, su chi entra a Lampedusa, su chi entra a Ventimiglia. Poi i corridoi umanitari, li ho organizzati anch'io da ministro, donne, bambini, anziani e disabili. Il problema è che quelli che sbarcano sono quasi tutti ragazzi fra i 20 e i 30 anni, che in molti casi portano problemi paese. Non possiamo però permettere l'arrivo di decine di migliaia di persone a casaccio, quindi io rifarò, se gli italiani mi rimanderanno al governo, quello che ho fatto, sperando di non essere condannato o arrestato, perché la pena prevista per me in caso di condanna sono 15 anni di carcere, più di uno stupratore o di uno spacciatore. E l'imputazione è quella di aver difeso il mio paese, perché sequestro di persona, nessun sequestro, perché le navi possono andare e venire dove vogliono, e era una nave spagnola, e io mi domando perché una nave spagnola con bandiera spagnola debba venire in Italia quando la Spagna era pronta ad accoglierla. Però fa niente, ho fatto con orgoglio quello che ho fatto, tornerò a farlo, siamo nell'estate 2021, dobbiamo garantire la salute, la sicurezza e il lavoro
degli italiani e il lavoro degli italiani. Sicuramente un'immigrazione fuori controllo non aiuta. Ultima riflessione che vi lascio e poi lascio la parola agli altri ospiti. Gli imprenditori più che altro perché so che lei se ne deve andare, se no io la I hope you have seen the video. So that is the interview that Matteo Salvini had together with the sindaco of Lampedusa, Totò Martello. Now let's move on to the next story. We are going to Ventimiglia. That is the border between Italy and France. They said even if you are Ventimiglia, you see the flags of France. That I have not been there before. If it is true, let's know in the comment section below. Now, immigrants who are trying to pass from Ventimiglia to enter France, the frontier police don't allow these immigrants to pass through. Meanwhile, the Italy government has refused to give documents to these immigrants. But at the end of the day, if these immigrants are trying to leave the country to settle for another country, maybe that country may be their last country, the frontier police or the frontier police will not allow them to do what? To cross to wherever they want to go. Now, immigrants have been stranded in Ventimiglia. A lot of them has even bought their camps over there, small tent. They have been in the small tent, like the way migrants in Libya used to do when they want to come to Italy. They have bought small tent, waiting to get a day when the border will be free so that they can try to do what? To cross the border to France or to wherever they want to go. And now, people who are living in Ventimiglia are saying they are afraid of these immigrants. Why you people are afraid of them? They said they are afraid of these immigrants. Some of them are not able to go out in the night. Some of them, they are... You people, I don't know why sometimes they fear us. They make this thing to be something serious, that if you see black person, any black person is dangerous, any black person is dangerous. They used to show this their children. When they also grew up, they will also begin. When they also grow up, they will also begin to be fearing blacks. Meanwhile, if you are black, it doesn't mean that your mind or the brain that is in your head is also black. But they are saying they are afraid of these immigrants who are there trying to cross to, France from Ventimiglia or any other European country from Ventimiglia. So that is what the people of Ventimiglia are also saying, that immigrants who are in Ventimiglia trying to cross to France, they don't allow them to even go out in the night. Let's watch the video. When we are back, we will give you the rest of the update. So stay. Posso chiederti niente? No, calma. Siamo veramente all'esasperazione, anche in piena notte. Stanotte si sono picchiati di nuovo, che spacco tutte le bottiglie della birra per la strada, sì. Ma lei, è ora che le levano del c***o questa gente qua. Accoltellamenti, si picchiano. Io l'altra sera dovevo uscire a mangiare fuori con le bambine, non potevo perché davanti al portone si picchiavano. Come la mia famiglia abbiamo il Green Pass, abbiamo fatto tutti i vaccini, tutti. Questi qua chi è che mi dice che hanno fatto un vaccino? Non hanno mascherine, non hanno niente. Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia, centinaia di migranti tutti i giorni provano a passare la frontiera. In tanti vengono respinti e tornano qui in città. In assenza del centro di accoglienza, chiuso da oltre un anno, si accampano come possono. Dove siete diretti? In Francia? Andiamo in Germania. Proviamo in ogni momento e ogni volta veniamo respinti. Non abbiamo soldi e restiamo qui in città, la polizia non permette il passaggio e siamo stati abbandonati in strada, così. Questo è uno dei sentieri che porta verso la Francia, parte da qui, da sotto questo cavalcavia, vieni. Ci sono vestiti, scarpe, indumenti vari lasciati dai migranti che magari si sono cambiati per affrontare il viaggio. Guarda qua, pantaloni. Vedete, là c'è l'autostrada, dopo quelle gallerie si passa direttamente in Francia e si arriva a Mentone. Questo è il sentiero della morte, è stato chiamato così per la sua pericolosità dai migranti che ogni giorno cercano di oltrepassare il confine. Questo è un gruppo di migranti che ha provato a passare la frontiera ed è stato fermato dalla polizia e respinto.
Vous avez été... Siete stati respinti dalla polizia di frontiera? Sì. Siamo sul lungomare di Ventimiglia, laggiù ci sono gli stabilimenti, vediamo anche qualche turista, ma soprattutto si vedono piccoli accampamenti di migranti. Guardate, uno, due, tre. Giornalista, sono giornalista, ti posso chiedere qualcosa? Cosa? Ti posso chiedere qualcosa? No, persone, vai di là. Posso chiedere, tu vuoi... No, a posto, vai di là. Non posso chiederti niente? Ehi, vai! No, 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 calma, 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 calma. No, no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. I hope you have seen the video. So that is the story of immigrants who are stranded in Ventimiglia trying to cross to other parts of the European country to look for greener pastures. And then there was one man who was saying that some of these immigrants, some of them don't have green pass, some of them have not even vaccinated. Oh man, let me tell you, let's repeat that part and let me talk something about it. Come la mia famiglia abbiamo il green pass. Abbiamo fatto tutti i vaccini, tutti. Questi qua chi è che mi dice che hanno fatto un vaccino? Non hanno mascherine, non hanno niente. Man, let me tell you, you know, there are a lot of immigrants who have taken these vaccines with their green pass. And then if you are worrying about the COVID-19 of immigrants, you don't need to worry about immigrants. But because a lot of immigrants were, well, they didn't even have headache when this COVID-19 was going on, when the time this COVID-19 was even serious. I am not saying COVID-19 is not real. It is real. But looking at immigrants who are in Italy, or to my experience, what I saw during the COVID-19, let's say you wouldn't hear that this immigrant have getting COVID-19, this immigrant has getting COVID-19. And I'm not also saying that taking the vaccine is not something good, but it is advisable. It is for you to decide for yourself whether you will take the vaccine or you will not take the vaccine. They are saying, what I want to let this man know is that a lot of immigrants are even having this green pass. Some of these Italians don't have it. The previous video, Matteo Salvini was saying, even policia, some of them don't have this green pass. And then now, where the policias go and eat, if you don't have green pass, if you go, you have to stand, or you have to stand outside to eat your food when it is time for, I mean, breakfast, lunch or dinner for police. If you go and you don't have the green pass, you will not be able to sit inside there to enjoy your panino or your pasta or wherever, whatever you will be eating for that time. You understand? So don't be, sometimes you people, I don't know what comes to your mind, start be spoiling the name of immigrants. Meanwhile, we are not like that, because any immigrant who passed through this Mediterranean Sea, this desert to Italy, there is something in their mind that it means that this person get mine and the brain is working. It's not that the salt water has passed through our brains, they are not working, they are still working 24/7. So guys, this is the update I have for you today. The name still remains Official Cracker on YouTube, Official Cracker on Facebook, Official _ Cracker1 on Instagram. If you have any question, you can drop it over there. That is the first link in the YouTube video description. You can click it and give me a question or any question that is bothering you, and we can see if we have any answer, we will give it to you. If today is your first time watching me, why don't you say the devil is a liar and subscribe to the channel and be part of the family. Till we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace out.